Ciao a tutti da Mario Carbone, quindi passiamo a questa seconda parte di Corallo. Ve la farò prima ascoltare e poi passeremo allo studio. Stessa cosa, quindi evitiamo, ovviamente nella ripetizione non si deve sentire l'attacco, però quello che volevo più che altro farvi ascoltare, che è più interessante, la stessa parte, perché l'ha imparata già in modo semplice, così senza abbellimenti, l'aggiunta delle terzine. Ascoltate. Ora passiamo allo studio quindi di questa seconda parte. Siamo in quarta posizione, quindi in quarta posizione abbiamo il secondo cerchiato, 4, secondo cerchiato, 3, quindi 2, 4, 2, 3, quindi a chiudere, secondo cerchiato, quarto, secondo cerchiato, 3. Ripetiamo tante volte. Ancora, a chiudere. Ancora, ancora così, 2, 4, 2, 3, ancora, mettete quindi un, pensate, diciamo ora pensiamo alla pausa perché ci sta la chiusura di prima, diciamo ci sta la nota della prima parte, per abituarci a, diciamo a questo, pensiamo, magari lo mettiamo solo in base. Diciamo che possiamo fare, oppure pensa in mente la pausa, un, ta 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 ta, un. Suggerisco magari di pensare alla pausa, un. Pensate questa pausa, poi ta ra ra ra, perché non è in battere, questo inizia in levare, sul secondo movimento. Un, ta ra ra ra, un, ta ra ra. In battere ci sta il quinto di prima. Quindi ancora, un. Ripetetelo tantissime volte, quindi un, pa, un. Dopo che avete ripetuto tantissime volte, andiamo avanti. Ad aprire, dopo che mi ho fatto questo, un, abbiamo in questa posizione il terzo. Qua dobbiamo tenere, osservate bene, il secondo dito largo di un tasto, cioè lasciamo un tasto in mezzo. Questo, impariamo a tenere questa posizione, ci servirà in questo brano. Ascoltate, se siete attenti vi rendete conto che è la stessa figurazione dell'inizio, quindi richiamo un po' la ritmica dell'inizio che era, quindi qua è uguale, solo da aprire con note diverse, quindi c'è poco da spiegarvi. Abbiamo il 3, queste due note sfuggite, quindi il 3, il 2, 3, quindi ad aprire terzo dito, queste due note qua in terza posizione, qua in quarta. Quindi 3, quindi andiamo avanti, 4, 3, col 2 sempre largo. Quindi facciamo ancora solo questa parte da aprire. 3, 2, 3 sfuggito. Quindi 3, 2, 3 sfuggito. 4, 3 e 2, ancora, ancora 3, 2, 3 sfuggito, 4, 3 e 2, ancora, andando avanti la stessa cosa, cambiano solo queste due note finali, quindi prima era, fate così, ripetete tantissime volte questa prima frase, forse è meglio, poi andiamo avanti, ancora. Mettete in pausa, l'avete memorizzata penso molto bene, ora andiamo avanti, quindi l'altra battuta è uguale, cambia solo l'ultimo due note, due cerchiato,
cerchiato che, ascoltate bene, ancora, quindi diciamo, leghiamo quella frase di prima a questa, questa a chiudere. Ancora a chiudere. Andando avanti a chiudere la stessa cosa, uguale proprio, cambia solo che non ci sarà, diciamo, questo, il secondo dito in questa terza posizione, e fermo qua, quindi è semplicissimo, ancora più semplice. Quindi non lo spiego questo perché è uguale alla frase di prima, cambia solo che a chiudere col dito non diciamo largo ma qui, quindi è la stessa ritmica, uguale. Se non avete difficoltà non avete studiato bene quello di prima, quindi quindi ancora, magari mettete, ripetete solo il primo pezzettino poi il secondo, io vi faccio ascoltare tutte e due, leghiamo questi due pezzi. Mettete in pausa e ripetetelo tantissime volte. Andando avanti, scendiamo in quinta posizione e ad aprire sempre la stessa cosa, quindi praticamente lo stesso movimento delle dita che si ripropone in una posizione diversa in apertura. C'è poco da dire, se l'avete imparata bene uscirà da sola. Andando avanti ancora uguale, fino a qua, si aggiunge questo, 3, 2 cerchiato, ancora 3, 2 cerchiato veloce, poi il 3, sale di una posizione, in quarta posizione, e poi il 3. Vediamo tutto. Quinta posizione ad aprire, stesso movimento sempre. Da davanti è uguale ora. Ripetiamo però ancora questo. Andando avanti è uguale ancora, eh? Ripete la stessa cosa. Quinta posizione ad aprire. Cambia solo questa battuta ora. Abbiamo il 3 e il 2 cerchiato. Quindi abbiamo il 3 ad aprire, 2 cerchiato e il 3 un po' sfuggiti. 2 cerchiato e 3 cerchiato. Quindi poi il 4, 2 cerchiato, 3. E a chiudere con la frase di prima, che già conoscete bene, quindi il 3, queste due note veloci, 2 cerchiate e 3 cerchiate, poi il 4, 2 cerchiate, quindi ripetetelo tantissime volte, ancora, queste due note sfuggite, 4, 2 cerchiate, 3, 2 a chiudere, ancora, mettete in pausa e ripetetelo molto. Penso che l'avete ripetuto tante volte. Ripetiamo questa piccola frase e aggiungiamo il finale. È questo. Ovviamente questa parte la ripeto due volte con i ritornelli, quindi ripetiamo che poi, diciamo, queste quattro note sono le stesse di prima, quindi va fatta due volte. E poi vi spiegherò come, insomma, tutti i ritornelli. Per ora ripetiamo questa frase due volte la seconda parte. In questa seconda parte, come dicevo prima, possiamo aggiungere delle terzine. Allora, innanzitutto fatela in modo semplice. Se vi risulta insomma, molto semplice, possiamo aggiungere questa terzina, altrimenti fatela così. È così. Qua. Questo 3, 4, 3, la terzina. Quindi un abbellimento. 3, 4, 3, 2, 3. Di nuovo.
3, 4, 3, allarghiamo il dito. Questo, ripeto, è un po' difficile perché deve uscire molto sfuggito, quindi scorreva. Fate così. A chiudere e aprire come esercizio. Dita bassissima. Qua aggiungiamo una terzina, 2, 4, 2, 3, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3. Quindi ancora. Quindi ancora, ripetetelo tantissime volte. Guardate quella terzina. Questa terzina, 2, 4, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3. Ancora, questa. Andando avanti uguale. Qua mettiamo la terzina. Andando avanti. Anche qua possiamo mettere una terzina. Poi potete divertirvi dove mettere la terzina, dove non metterla. Non è detto che è per forza come vi dico io. Quindi vi ho dato degli input, poi sta anche a voi, diciamo, valutare, metto la terzina qua o non la metto, quindi anche un po' di libera interpretazione. Quindi questa seconda parte penso che vi sia stata chiara. Se avete incontrato difficoltà, fatela in modo semplice, senza aggiungere queste terzine. Queste terzine potete, questi abbellimenti, insomma, aggiungerli anche dopo un mese, due mesi che l'avete imparata senza, in modo semplice, diciamo così. Quindi un saluto a tutti da Mario Carbone.